Ciao a tutti, amici e amici del New Channel, e benvenuti in un nuovo episodio dedicato a Age of Wonders 4, il quarto, per l'appunto. Ripartiamo nella nostra civiltà di Lucertola e della Pietra, con la città di Valuardo, la città di Cintadura e la città di Pendleton, che sta per essere integrata. Me lo dice anche il gioco, quindi. Ottima notizia, però adesso si va avanti perché non abbiamo i punti di Imperium necessari per farlo. Finiamo il turno? Finiamo il turno. E ci buttiamo nel cuore della partita, sapendo che abbiamo due eserciti, che abbiamo iniziato a prendere possesso di un territorio che è abbastanza vasto, però non è così grande. Infatti, se facciamo un attimo... What? Enam Rukenam ha catturato una... lo chiamiamo Enam Rukenam perché non ho voglia di leggere tutto. Ha catturato una provincia da me rivendicata. Ha costruito praticamente un avamposto qui sotto. Attenzione! Perché se qui costruisce un avamposto potrebbe papparci queste risorse che io in realtà volevo andare a liberare proprio in questo episodio. Adesso facciamo una battaglia poco rischiosa, ma dobbiamo ricordarci che Cintadura poi dovrà prendere assolutamente questo territorio prima che l'avamposto ce lo rubi. Poi può fare quello che vuole qua, se noi prendiamo la risorsa che ci interessa. Qui abbiamo altre unità. Vediamo un attimo dove potremmo andare... Ah, abbiamo qua una missione, vero? Sì, abbiamo l'esercito dei cosiddetti predoni ribelli e qui abbiamo... Cavolo, sta tizia sta viaggiando su un drago. No, dai, c'è la viverna d'ossa come cavalcatura. Non è giusto che abbia una viverna d'ossa che può andare sull'acqua. Non è giusto, vabbè. Peccato. Va bene. Vogliamo liberare l'antro oscuro, vogliamo liberare... qui sotto vediamo se Valuardo sta facendo un'unità militare. La risposta è no e la risposta è però potrebbe farne una. Sì, a questo punto io voglio reclutare una covata di viverne, bloccare prossimi ordini. Adesso continuiamo a sfruttare le montagne con i nostri esploratori e continuiamo a raccogliere un incubo. L'incubo è una cavalcatura di livello 2 che ha un movimento molto rapido e ha un'aura intimidatoria. Accettiamo, perché poi avremo presto un nuovo eroe che può prenderlo. Ah, perché ho potuto fare le covatte di Varanno? Perché questa è stata la ricerca che abbiamo portato a termine. Ora potremo sbloccare il ringiovanimento, che praticamente non è altro che un incantesimo di cura, che non fa male. La luna del progresso, che conferisce a tutte le unità non industriali rafforzamento, che aumenta la loro difesa quando subiscono danni. Non è male. Posso rimescolare le ricerche? No, prendo il ringiovanimento per il momento. Ok. Chiudiamo il turno. Adesso liberiamo questa provincia e poi vediamo se conviene investire l'Imperium che abbiamo in un nuovo abitante a Cintadura per recuperare il più in fretta possibile questo territorio. Prima che lo prenda appunto il nostro amico qui, gattone, Enam. Combattimento manuale. E in questo episodio probabilmente vedremo non pochi combattimenti. L'obiettivo qui è sempre uno. Cercare di vincere senza perdere nessuna unità per farle livellare per benino. Anche se sono unità di tier basso, piano piano dovremmo poi cambiarle, però intanto iniziamo così. Allora, stanno in montagna, signorini? Sì, stanno in montagna. C'è un serpente scaglia accesa, che è un'unità di tier 4. È di 2. Di 2. E allora dov'è il tier alto qua? Lo scopriremo. Lo scopriremo, forza. Lasciamo che scendano una alla volta e li blocchiamo tipo alle Termopili. No, aspetta, ho sbagliato magia. Pelle di pietra le mie unità credo che ce l'abbiano già. Fammi vedere. Hanno già medaglia dell'elite difesa, movimento terrestre, unità con scudo. Abbiamo la stirpe terrena che ci dà... Ah, stirpe terrena, che è un'altra cosa. A questo punto prendiamo la pelle di pietra.
la assegniamo alla nostra unità, che adesso, ragazzi, ha una difesa 10, che significa riduzione del danno fisico 65%. Però io vado ad attaccare con il drago, blocco qua, perché poi posso usare anche il graffio. Scusate, il graffio, l'urlo, il ruggito, non so come chiamarlo. Sabilità speciale. Mentre il nostro arciere tira con la balestra. Direi che ci siamo. Finiamo il turno. C'è soltanto un'unità a distanza. Perfetto. E adesso la nostra unità difensiva là sopra tiene ferme le unità più piccole. Un'unità volante che ci aggira e il serpente che va ad attaccare il nostro, la nostra guardia dell'incudine, che però adesso col colpo ravvicinato può continuare a fare danno. E poi carichiamo anche col cinghiale. Bel danno. Ora, prendiamo il nostro drago. Se io vado a fare qualcosa come soffio draconico da questa parte, il rischio ovviamente è quello di colpire una mia unità. Se invece faccio una spazzata, colpisco qui. Perfetto. Perfetto. Palestra, okay, l'unità è morta. Facciamo così adesso. Allora, il ringiovanimento su questa unità, che così si cura. E poi la difesa su questa unità. Muro di scudi e cura, in modo che tenga ferme le unità che adesso la stanno circondando e ci faccia guadagnare del tempo. Ok, il primo attacco l'ha gestito bene, adesso vediamo come gestisce il secondo dei piccoli porcellini. Bene, è riuscito a tenerli fermi, ottimo. E adesso tocca a noi. Tanto abbiamo distrutto l'unità con un colpo critico, non male. Allora, vediamo di provare ad attaccare ancora con la carica il serpente. Masso cadente. Ed è andato. Perfetto, perfetto, perfetto. Il morale del gruppo adesso si è alzato, chiaramente. Possiamo portare lo spirito della pietra più avanti. E qui posso utilizzare 50-50? Proviamolo, dai. È andato. So che colpisco anche la mia unità, ma non me ne frega niente. Perché la posso perdere. Modalità muro di scudi. Ok, finiamo il turno. Si avvelena. Adesso comunque il nemico non attacca l'unità in muro di scudi. In realtà sembra quasi che venga risparmiata questa unità attaccata soltanto dal ragno. E sopravvive. E sopravvive. Incredibile, impressionante. Dai, lo spirito della pietra può uccidere il cinghialino. È andata. Ed è vinta, ragazzi. È vinta senza aver perso alcuna unità. Anche se ci siamo andati vicini, eh. Chiudiamo. Sei tu, dama draconica Litias, di quel popolino, lucertole della materia. Mi aspettavo di meglio. Valuta bene le tue mosse prima che io decida che il tuo regno sia degno di essere conquistato. Bene, sei simpatico. Inviamo un tono di benvenuto. Verlac è il quarto nemico che incontriamo. Verlac è malvagio, è il quarto in classifica. Elfi tenebrali. Non conosciamo la città. È interessato nell'oro e nello stagno della tranquillità, che guarda un po', ce l'abbiamo noi. Ok. Io quasi quasi attiro la popolazione adesso e vado a fare una bella cava. Una cava ci dà 5 produzioni, 10 oro, 10 conoscenza. Il mana ci va 10 oro, 10 conoscenza e mana. Oppure 10 ore e 15 conoscenza.
Perdiamo ovviamente tantissime relazioni col gattone, con Enam, però facciamo un centro di ricerca su questa risorsa in modo da portarla a casa e avendo poi gli ipocristalli le unità avranno più 10% esperienza. Perfetto, perfetto. Voi vi curate, ordini, continuiamo ad andare avanti. Ordini anche qua. Beh, in questo caso aspettiamo un turnicino. Oppure facciamo così: compriamo immediatamente la nostra amica Lucertolina. E usiamo il resto per ordine pubblico. Ci siamo per adesso. L'istituto arcano. Il mercato potrebbe essere un aiuto. L'obelisco del mana, forse meglio. Ma la sala dei banchetti va a dare una quantità di cibo straordinaria. La torre dello stregone più Imperium e più raggio visivo. Andiamo a migliorare l'Imperium e il raggio visivo per ora. Ok, posso fare altre costruzioni in questo turno? Forse sì. E miglioriamo a questo punto il municipio anche nella città di Cintadura, in modo che diventi una città un po' più sviluppata. D'accordo. Ora, il secondo esercito finalmente può spostarsi e quello che può fare è la missione che ci è stata assegnata contro l'esercito dei Perdoni Ribelli, che non è per niente facile, non sarà assolutamente una battaglia facile, prepariamoci. E adesso prepariamoci perché finalmente abbiamo un nuovo tomo, connessione al server perduta. Internet, fai capricci? Che spettacolo, sembra che la mia connessione mi abbia lasciato a piedi. Ma questo non ci interessa, vero? Allora, andiamo a vedere un attimo la materia. Perché per il momento va bene, le radure e la fertilità non ci interessano. Possiamo prendere i venti e l'artificio, se vogliamo rimanere sulla materia. Infatti il tomo dei venti ci va a dare ricognitore dei cieli, cavalcature volanti alle unità incantate, ciclone ghermidore, bersaglio una casella vuota e spinge le unità via. Tempesta di polvere, le unità nemiche presenti in un raggio di una casella possono diventare accecate. Eventi favorevoli, bersaglia un esercito alleato situato in mare che ripristina subito i suoi punti di movimento. L'arciere di Zefiro e la furia dei venti. Posso dirvi una cosa? Non mi piace tantissimo, ma se andiamo sul tomo dell'artificio, posso prendere il golem di ferro, che mi sembra spettacolare, e gli armamenti artigianali, che conferiscono unità incantate più colpi critici, la magia d'assedio e le baliste ripetizione. Insomma, iniziamo ad ingegnerizzare le nostre lucertole. E perché no? E perché no? Selezioniamo questo tomo dell'artificio, forza. Godiamocelo, godiamocelo, godiamocelo. E la prima che ricerchiamo sarà il golem di ferro, chiaramente. Perfetto. Però abbiamo anche un'altra buona notizia al momento. Abbiamo fatto un level up e quindi torniamo sulla nostra signora. Ammazzo, c'è un po' di bruciore di stomaco oggi. Vabbè. Andiamo a vedere cosa possiamo assegnarle come prossimo livello. Potremmo migliorare la spazzata. Il respiro accelerato riduce i tempi di ricarica dei soffi. La fame terrificante ha una probabilità base del 90% di divorare un'unità nemica. In caso di successo, cosa? Cioè, può divorare un'unità nemica? In caso di resistenza infligge 30 danni. Ok, questa la voglio vedere. Questa la voglio vedere, anche se la spazzata sarebbe bella. No, voglio la fame terrificante. Forza, prendiamola. Chiudi, chiudi e andiamo avanti. Allora, adesso dobbiamo aspettare un minutino per curare la nostra unità. Ah, turno degli avversari. E poi attacchiamo anche i piccoli mostri e poi proviamo a vedere se riusciamo a liberare l'antro oscuro. Questo è l'obiettivo. Questo è al momento l'obiettivo. Ok, ordini. Opla, post mortem. L'orchestra Terry Weber di Castellan desidera parlarti di un suo deceduto. Porti a Weber. La faida tra Castellan e il tuo impero ci ha imposto grandi sacrifici. Va bene, consegniamo il corpo di Portia. E questo migliorerà la relazione con la città di Casterlan, che al momento è ancora in guerra, ma magari migliorando le relazioni potremmo chiedere una pace. Beh, si vedrà, oppure la conquistiamo, ecco. Ci sono tanti possibili epiloghi. Ma adesso, vi avevo promesso tanti combattimenti in questo episodio, tanti combattimenti avremo, utilizziamo il nostro secondo eroe per attaccare i lupacchiotti, che non mi sembrano per niente felici. Lo spirito lupo. Ah.
Debole con l'elettricità. E il mastino. Debole con il gelo e il sacco. Insomma, ai noi non possiamo, non abbiamo dei grandi vantaggi contro questo tipo di nemico al momento, però facciamo il possibile. Facciamo il possibile. Avanti. Inizio a mandare avanti tutti in prima linea, perché secondo me la gestiamo senza troppi problemi. Potrei scagliare anche delle ragnatele taglienti. Fammi vedere se mi metto in questa posizione e le lancio. Vediamo cosa succede. Però non abbiamo bloccato il nemico. La covata di varano può fare uno sputo benefico che dovrebbe avvelenare l'unità nemica. Non lo sembra che abbia sortito alcun effetto. Devo stare attento perché non mi sono posizionato molto bene, se devo essere sincero. Non mi sono affatto posizionato bene, quindi usiamo un masso. Devo cercare di uccidere le unità di tier 3 e poi credo che le cose possano andare per il verso giusto. Allora, vediamo un po' da dove si riparte. Perfetto il fatto che io posso utilizzare adesso i piccoli varani, che si danno un buon danno, anche se prendono ai noi... Ok, va meglio. Il gargoyle può attaccare. Ci hanno bloccato tutto. Qui queste sono tutte unità a distanza. E così non va benissimo. Usiamo il masso per uccidere un mastino. Ovviamente qui prendiamo un attacco d'opportunità. C'era da aspettarselo, però almeno questo è andato. Qui riesco a spostarmi e poi posso dare... L'unità bersagliato ottiene più difese. Assegniamo più difesa al nostro arciere, che verrà attaccato nell'attacco di opportunità, come potete immaginare. Può andare qua. No, scusate, non ho triggerato l'attacco di opportunità. Bene, posso attaccare con aggiramento. E adesso vediamo. Usiamo la difesa, dai. Speriamo che la labardiera duri il più possibile, anche se temo che la perderò nel prossimo turno. Vediamo, eh. Allora, il primo attacco lo gestisce senza problemi. Però nel secondo muore. È quasi certo. Dai, dai, resisti! Oh, per poco. Per poco. Però siamo riusciti a tenere duro. Allora, credo che la battaglia la vinceremo con, però, un po' di perdite. È un peccato, ma... Si impara perdendo. Allora, adesso tocca a noi. Finalmente posso usare l'arco in tutta la sua potenza e quest'altra unità tier 3 ci saluta. Finalmente. Perfetto, adesso siamo soltanto... Cioè siamo fortunatamente solo contro le unità di tier 2. Riusciamo ad ucciderne una subito. Qui abbiamo i corvettini, allora qua lanciamo un altro masso. Posso provare a fuggire, fortificarmi.
E qui potrei fare un attacco, ma preferisco bloccarmi. Andare al turno successivo. Vediamo come reagiscono. È il mastino quello che mi fa più paura, però corre verso il mio eroe che ha un sacco di punti feriti, la cosa è estremamente positiva. E il corvo fa lo stesso. Ok. Cecità per il nostro sovrano. Il nostro eroe non è ancora un sovrano. E però è un governatore, quindi possiamo dire anche sovrano, dai, ci sta. Ottimo, adesso l'arco. Si può posizionare qua dietro e attaccare. Con una freccia dovrebbe uccidere il mastino. E adesso è praticamente fatta. Masso. Invece no. Sputo velenoso. È fatta. Abbiamo perso l'unità. Perché ho aperto maluccio. Però poi l'abbiamo gestita bene, dai. Vittoria con la perdita di un alabardiere. Ok, intanto abbiamo vinto questa missione. Quindi possiamo prendere un sacco di monete. Un medaglione dell'incanalazione. Ho tanta produzione per completare la torre dello stregone. Prendiamo le monete che poi le sfrutteremo. Ok. Perfetto. Perfetto. E adesso che abbiamo la torre dello stregone e l'oro, potremmo fare la torre della forgia, più un raggio di azione, e poi possiamo andare a reclutare i bastioni. Però, se andassi a lavorare un po' di più... Ah, miniera dei golem. Costa come costruire una miniera. Io qui ho una miniera, e la trasformo in miniera dei golem. E adesso vado a reclutare una nuova unità. Recluto di nuovo un alabardiere che mi serve. Qui abbiamo fatto il bastione. Probabilmente il fabbro è la cosa migliore da fare, ma una sala dei banchetti mi fa crescere la popolazione più rapidamente. Diamo un livello finalmente al nostro buon Fadir, che può prendere arcieria 2. Confermiamo, se senza tanti problemi. E gli diamo... colpisce sempre, evoca un'unità elementale di grado 3 casuale e dura per 3 turni. Oppure assassino, una piccola partita di uccidere istantaneamente il bersaglio. Pioggia arcana. No, andiamo all'evocazione, dai. Andiamo all'evocazione elementale. Il ragno è meglio come cavalcatura. Intanto possiamo dare finalmente la vitalità draconica alle nostre truppe, che adesso hanno 3 punti salute per ogni rango dell'unità. E fatta questa cosa, andiamo subito a studiare la prossima magia attiva, che sarà l'evoluzione rapida, ma per quella ci serve più mana, quindi lo facciamo fra un turno. Ok, il drago ci offre un vincolo dello stregone, che è ottimo. È ottimo. Ah, ma c'è la sottoterra, Wundart, mi ero dimenticato. Ok. Invece chi è che mi dichiara una rivalità? I gattoni dell'Enel, quelli che hanno l'elettricità, no? Che sprizza da tutti i pori. Va bene. Ci facciamo ancora un turno, dai. Ci facciamo ancora un turno. Vediamo un po' come stanno messi qua sotto i draghi. Sì, l'esercito si è quasi completamente curato. Però mancano ancora... Manca ancora qualcosa. Però in realtà i piccoli mostri li potrei sfidare. Automatico. Oh, mi è morto lo spirito della pietra minore. No, 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 no. Allora li combattiamo in campo aperto. Di cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando. Ci ho provato a farlo automaticamente, ma non è andata bene. Allora, velocizziamo al massimo perché questi, se posso dirla tutta, secondo me sono abbastanza semplici. Prima cosa che facciamo, evochiamo un ragno. Ci mettiamo tutti vicini vicini e attendiamo l'arrivo del nemico che si avvicina. Perfetto, adesso metto velocità normale, mi metto qui in mezzo e faccio un bel soffio draconico.
che va a dare danno e sanguinamento a tutti i nemici. E poi niente, poi si attaccano standard. Normalmente. Perfetto. Perfetto. Andiamo a vedere se posso... Posso dare la pelle di pietra al mio sovrano, che comunque è in me, è proprio davanti in prima linea, quindi difenderlo può essere una buona idea. I ragni iniziano a lanciare le tele. Però anch'io ho un ragno, quindi non so se la tela sarà così utile. Tocca di nuovo a noi, adesso facciamo la spazzata. E anche in questo caso tanti danni. E adesso iniziamo a vedere le unità che muoiono. L'arco. Ah no, l'arco ha perso il turno. Perché è in mezzo alle ragnatele. Va bene, ma... Allora, usiamo la carica del cinghiale per uccidere un altro. Questo ovviamente andrà a minare il morale dell'altra unità, quindi... Il masso ne uccide una terza, rimane soltanto il corvo che dovrebbe essere veramente al limite. È come una zampata. 27 di danno, mamma mia. È stato un combattimento semplicissimo. Pensate a farlo automatico, vabbè. Visiera di lungo sguardo, maschera demoralizzante, ragno cacciatore, vabbè dai. Mamma mia. Che ricompense per una battaglia così piccola. Che ricompense. Wow. Tu torni a baluardo che ti reintegro. Tu continui a ricercare. Tu continui a ricercare. E adesso rimane la nostra amica che prossimo turno potrebbe attaccare questi avversari. E Castellan ha fatto un esercito di razziatori. Nonostante io... fossi stato bravo con loro. La tua condotta si potrebbe definire avventata. Ah. Cioè, il fatto che non abbiamo rapporti con le città libere... Ma scusa, ce li hai rapporti? Ne ho vassallizzato uno. Pebbleton non è vassallo. Posso integrarlo addirittura. E dai. Cioè, allora, i gatti mi stanno un pochino rompendo le palle, se devo dirla tutta. Va bene che mi hanno fatto il pinnacolo solitario qui sotto. Adesso mi stanno facendo un altro avamposto qua sopra. Cioè, stanno praticamente cercando di colonizzare tutto ciò che è mio. E qui, tra l'altro, c'è uno stagno della tranquillità. E non mi piace che facciano queste cose. Non mi piace. Però non posso farci molto, se non dichiarare guerra e conquistarli, magari. Anche questo può essere un'idea. Ok. Oh, questa volta è andata bene, dai. Il combattimento automatico qui abbiamo liberato... abbiamo liberato praticamente tutta la zona qui sotto. E finalmente nel prossimo episodio, se tutto va bene, posso liberare l'antro oscuro. Questa meraviglia, in modo che Cintadura poi lo vada ad ottenere. Ok, allora, prima di salutarci, vediamo se possiamo fare... iniziare a reclutare qualcuno qua. Possiamo iniziare a reclutare due golem di ferro, visto che i soldi ce li abbiamo, e i golem di ferro sono forti. Appena andremo ad annettere Pebbleton, potremo reclutare un nuovo eroe, e questo si prenderà due golem di ferro, e poi vediamo, perché sono unità di tier 3, sono molto forti. Magari metteremo qualche unità di tier un po' più basso. A baluardo... Torre dello stregone, stanza del richiamo, no. Torre di livello 2. Oh certo, torre di livello 2 ci dà un po' di imperium in più. Sì, mi fa piacere perché altrimenti Pebbleton... Cioè, dobbiamo ancora aspettare due turni prima di annetterla. Ci stiamo mettendo troppo, secondo me. Però ora ci fermiamo qua, per questo episodio.
Non ci siamo espansi tantissimo, però insomma, qualcosina siamo riusciti a fare, più che altro nel guadagnare, nel battere i nemici che sono sul territorio. Una volta che avremo preso il controllo di Pebbleton, io potrò pensare di marciare verso Casterland e magari anche sottometterla quasi quasi. Lo vediamo insieme nel prossimo episodio, però vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollicione in su e ci diamo appuntamento alla prossima.